Oro in fondo al mare è l'ultimo libro uscito a firma di Giorgio Bracco. Questo suo ultimo romanzo è incentrato sulla ricerca di giacimenti di oro sconosciuti in fondo al mare. In questa intervista l'autore ci svela come nasce la storia di questo libro e dei suoi personaggi. Come le è venuta questa idea di proprio di cimentarsi con questo argomento? L'idea dell'argomento mi viene da una parte su una mia attitudine, diciamo, di slavi, no? Da giovane, da ragazzino, di fare le cose un po' alla Giulio Verne, cioè certe cose che hanno una certa probabilità scientifica, fare che affrontarle così come curiosità, casomai poi venissero fuori. Quindi io penso che quell'argomento che tu hai spiegato più volte possa avere una certa probabilità scientifica. Da un'altra parte c'è un altro interesse in questo libro, voler esprimere una situazione drammatica. Non sulla base delle solite cose, non solo i soliti gialli, ma sulla base di qualche cosa che è molto inerente alla mentalità umana, al desiderio di potere. Cioè, a un certo punto, lì comincio con lo spiegare un caso dell'antichità, che uno inventa un coppa di cristallo infrangibile e addirittura l'imperatore lo manda a morte perché questo avrebbe sovvertito il valore dell'oro, dei beni di allora. Ecco, qui lo stesso, cioè a un certo punto io immagino quello che può essere immaginabile da tutto quello che vediamo, che se uno veramente riuscisse a creare una cosa che è utile non solo per sé, ma addirittura potrebbe propagarsi con effetti sugli equilibri mondiali, economici, potrebbe venire una reazione. Lo sfondo di questa vicenda, oltre il mare, è la nave Alice, dove l'equipaggio. La nave Alice è una cosa ridicola, cioè lì ci sono dei pesci piccoli, ecco, e la nave è una nave piccola, sulle 300 tonnellate, va bene, Alice. Ecco, questa nave Alice. Questa nave Alice è esistita, ma insomma io quando sono andato in Grecia, per esempio, che ero ragazzino, sui 20 anni, 50 anni fa, ecco, avevano tutta una flotta di recupero della seconda guerra mondiale, di navi affondate, recuperate, ce n'erano di queste navi. E lì in epoca sarebbe poco dopo, insomma, siamo negli anni Ottanta, ce n'erano di queste navi. E io immagino di aver avuto questa nave e con l'opportunità di questa nave aver avuto questo incontro eccezionale di questo personaggio Michele che da solo voleva farsi una ricerca di questo oro. Nel mentre c'è anche un'altra cosa ancora, noi stiamo vivendo in un'epoca in cui il potere fa il bello e il cattivo tempo in tutti i sensi. Quindi una scoperta che partisse da gente che ha pochi mezzi, non so se questo qualcuno lo ha detto anche a proposito della medicina, per esempio anche di un divenda, qualcuno l'ha detto, cioè con pochi mezzi non si riesce a convincere i grossi mezzi perché gli altri fanno resistenza. Ecco, allora, ecco che qui a un certo punto questo Michele è un pazzo che avrebbe scoperto il sistema di come trovare l'oro in fondo al mare, vorrebbe riuscire a realizzarlo, sa lui stesso che è pericoloso, fino a che si scatena effettivamente in modo imprevedibile la reazione. Io penso che sia di una certa utilità nel tempo d'oggi, tutto quello che vediamo, come a un certo punto può essere interpretato su questa linea, c'è un certo potere che vuole una certa cosa e a un certo punto se non la ottiene provoca determinati eventi. Lei nella quarta del suo libro, nella parte finale, appunto si ribadisce che questa è un'avventura che può essere trasposta ai nostri tempi, che c'è disgrazia, ma c'è anche della speranza, e poi si dice: dalla finzione alla realtà c'è un solo passo. Ora io le faccio una domanda, un po' magari particolare. Volevo chiederle, secondo lei, quanta finzione c'è nella realtà e quanta realtà invece ci può essere nella finzione? Ah, guardi, la realtà a un certo punto, per esempio, noi accendiamo la televisione, un mezzo potente, come uno potente che parla, c'è qualcuno che parla un momento fa, uno potente che parla passa per la realtà. Ecco, quello lì sicuramente ha una frazione
persone, potrebbe essere meno del 50%, addirittura di più del 50%. Dall'altra parte invece c'è una cosa che è rappresentata come ficzione e magari quella lì ha il 50% di realtà o di più ancora. Allora, il mio atteggiamento in questa situazione è un atteggiamento un po' burlone, cioè non diciamo troppo sul serio certe cose. Ecco, che magari possono anche essere, possono anche, ecco, per esempio, quella faccenda lì dell'oro in fondo al mare, lo ripeto più volte, sembrerebbe una ovvietà, siccome l'oro viene giù, sgocciola giù dai fiumi, eccetera, a furia di andare, forse quello che rimane alla fine sarà in fondo al mare. Ma c'è un punto in fondo al mare dove c'è di più da poter restare? Ah, questo dice Michele, dice che l'hanno scoperto. Ecco, rimane nel dubbio, io non dico che sia vero o non sia vero, potrebbe essere vero o non essere vero. Ecco, però la scienza ufficiale se ne importa, ma no che non se ne importa, si importa di altre cose che interessano sul momento, interessano per certi giochi di potere, ecco. Senta, signor Bracco, invece io volevo farle un'altra domanda, le volevo chiedere, allora a questo punto, cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori? Benito. Io più o meno quello che leggono, cioè io ho nel mio bagaglio culturale l'idea che ci sia un fenomeno così, cioè questa prevaricazione fatta attraverso varie forme, simulando per vere cose che non sono, oppure al contrario, combattendo cose buone, cose vere. Io ho la sensazione che ci sia questa cosa qui. Questa cosa qui è già abbastanza condivisa in questi tempi, io vedo anche parlando con altre persone che si parli di politica, che si parli di affari, è abbastanza condiviso che sia così. Però secondo me in questi tempi bisogna avere il coraggio di rappresentare anche nell'arte, anche nel dramma, nel teatro, nella pittura, problemi di questo genere, perché sono problemi molto molto importanti. Invece noi normalmente abbiamo, voi nell'arte, voi nel cinema, voi nei gialli, le solite cose, ecco, non so, il serial killer, il maniaco, gli uomini decidono le donne, ecco, e per carità ci saranno anche quelli. Però il mondo è plasmato da queste cose, anche quello che stiamo vivendo adesso. Noi non siamo in grado di sapere qual è la verità, c'è un fatto controverso. Ecco, e c'è un fatto controverso, però per il traffico, che uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, e può venire fuori di tutto, anche peggio. Ecco, io penso che è produttivo per i lettori riuscire a entrare di più di quanto già non siano entrati in una mentalità del genere. Ecco, io per esempio sto fatto delle scoperte, io ho avuto effettivamente contatti con persone che mi hanno raccontato delle cose che sono poi ovvie, però le sapevano in pochi, non avevano nemmeno mezzo di comunicarle. Ecco, non so, uno mi ha insegnato come fino al Medioevo sapevano fare le costruzioni in mattone che non si corrompevano a terra e hanno fatto il latte. Comunque non sono l'unico suo padre, e a Otranto lui veniva dalla Puglia, c'è il Duomo di Otranto, che è tutto di tufo, e una parte è tutta sana, la più vecchia, e l'altra è tutta corrosa, e perché quelli lì sapevano che dovevano pennellare il siero del latte. E ora capire perché queste cose non si sanno, perché a un certo punto cosa gli frega, cioè i grossi interessi hanno dei programmi sul momento, quindi sul momento vogliono fare un'arma più potente, sul momento vogliono fare un aereo che sia più veloce, sul momento, e poi magari invece c'è una soluzione anche più utile, anche più importante, che però non ha questi risvolti, e tutti se ne fregano, ecco, e tutti se ne fregano. Oro in fondo al mare, di Giorgio Bracco, è acquistabile sul sito www.bookprintedizioni.it.